temperature. Siamo partiti dall'osservatorio. E andiamo su in direzione Corno Grande. Oggi tenterò la ferrata Rizio e poi risalirò per i Franchetti per fare la Ricci. Niente per il tempo perché tira bene oggi, quindi anche niente sole. Incrocio, prendiamo il sentiero 103 per la sella del Brecciaio. Bella vettata, siamo alla sella del Brecciaio. Prendiamo l'attacco per l'Abrizio, da qui Pizzo di Intermesoli, Sella dei Grilli, Pizzo Cefalone, lì rifugio dove gli Abruzzi, sempre bellissimo, Abruzzo non mente mai. Dalla sella del Brecciaio adesso prendiamo l'attacco per l'Abrizio, che come avete visto sul cartello è stata cancellata e ora, se non sbaglio, si chiama la Ferrata dei Ginepri, ma io queste cose non le capisco perché destra, sinistra, fascismo, comunismo, a me mi stanno tutti un po' sul cazzo. Comunque andiamo a fare la ferrata, va che è meglio. Di parte mattino nuovo, campo base. Brizio dei Ginepri fatta e adesso siamo sotto il Corno Piccolo per un'altra piccola vettatina ignorante che ci porta al Franchetti. Sono le 11:43. Potrebbe pure pensare fermarci a mangiare a Franchetti.
è stata durissima. Ho fatto Monte Amaro. Ho fatto Monte Amaro. Franchetti, corno grande, corno piccolo. E ci siamo, attacco della Ferrata Ricci e andiamo su. Però le riprese si erano venute bene, senza la banana non rende benissimo, però la vista è meravigliosa. Siamo quasi su la vetta, un altro tratto e ci siamo. Ecco l'ultimo tratto, qui la cresta in ambetta. Ci siamo, ci siamo. Altra bella vetta. Da qui si vede tutto il centenario. Faccio settembre. Brena, Camicia, tutta la piana di Campo Imperatore. La vetta è del Corno Grande, l'altra. E poi dall'altra parte il pizzo intermezzo di Monte Corvo e Corno Piccolo. E adesso scendiamo, ragazzi. E da qui, attenzione, sulla sinistra c'è il cavo per l'attacco alla vecchia Ferrata Ricci che scende giù verso il calderone. Adesso scendiamo giù da qua, andiamo sulla sella e ritorniamo indietro per l'attrizio.
siamo di nuovo sotto il Corno Piccolo e adesso scendiamo giù e andiamo a prendere l'Abrizio. Bellissima giornata, ragazzi, tempo da paura, un po' di vento fastidioso, ma alla fine niente di che. Peccato per il drone che in vetta non si è potuto far volare. Qui l'attacco alla Danesi, al Corno Piccolo, che non faremo oggi, ma faremo prossimamente mentre ci Danesi. E invece me ne torno di là per l'Abrizio e si risale. E si ritorna verso la sella del Brecciaio. Tornato all'incrocio della sella del Brecciaio, inutile che vi faccio vedere la discesa, come la salita, vi lascio però il relive con tutta la mappa. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Ciao!